L'importante è prendere la palla, poi in quale stile è indifferente. Quindi sono contento di questa parata, ma in generale della prestazione, non solo mia, anche della squadra. Abbiamo dimostrato un ulteriore passo in maturità e siamo contenti perché questi 3 punti sono fondamentali. L'emozione di andare a fine gara sotto la curva impazzita di gioia. Questa non è la prima volta, perché comunque quest'anno è capitato spesso, diciamo. Abbiamo sbagliato solamente 6 partite, quest'anno abbiamo subito 6 sconfitte. Quindi è sempre una grande gioia quando andiamo là sotto e speriamo di regalarne ancora di più ai tifosi. Quello dell'imbattibilità è un record importantissimo per questa squadra, intanto non mancano i momenti per sorridere, tra l'altro con Alessandro Fabbro che ha dato un bel contributo quest'oggi. Sì, si è visto ancora una volta che comunque i cambi sono fondamentali perché se vanno a trovare pronti e sono sicuri, entrano in maniera determinata e possono anche cambiare lo svolgimento di una partita o consolidare un risultato fino a quel punto messo tra virgolette in cassa. In un certo momento della partita i cori dei supporters biancoverdi risuonavano in questo stadio, quanto è stato importante per voi? Come sempre, loro sono il nostro 12° uomo, ci danno un'ulteriore spinta quando magari ci mancano le forze a noi, sentire la loro voce all'unisono che suona così forte ci dà quella carica in più per dare di più ancora. Visto che non si è visto il siparietto lo raccontiamo, no? È passato Alessandro Fabbro, ti ha un po' preso in giro, fai presto che dobbiamo partire, cioè abbiamo fame. Questo, insomma, anche questo modo di fare, questo atteggiamento, queste cose danno il polso di un gruppo davvero unito che forse è il più grande segreto di questo momento magico dell'Avellino. Questo sicuramente, lo spogliatoio intatto, unito, si vedono dalle prestazioni in campo perché comunque siamo tutti coordinati bene, oltre al lavoro del mister, comunque anche perché ci troviamo molto bene l'uno con l'altro. Finché lo spogliatoio è così unito, siamo un gruppo unito e possiamo dire sempre la nostra, perché poi quello che succede al di fuori del campo poi si ritrova anche in campo. Ora bisogna godersi questa vittoria, però di fronte abbiamo una settimana che apre tra l'altro ben 3 gare, una tra l'altro con il Carpi. No, assolutamente piedi per terra, sì, un po' di felicità, però deve durare non più di tanto, perché comunque il campionato è lungo, ci togliamo queste soddisfazioni, però è pieno di insidie. Potrebbero esserci partite in cui non siamo noi a gioire, magari per colpa nostra o perché qualcuno è più forte, questo non si sa mai. Adesso facciamo passare questa giornata e da domani ci rimettiamo sotto per affrontare il Carpi o chi deve essere. Prima la Ternana e poi il Carpi, tra l'altro che fa paura fino a un certo punto, perché le grandi noi le abbiamo sempre battute. Anche a domicilio con oggi. Ma noi non abbiamo paura di nessuno, potremmo giocare contro qualsiasi squadra, andiamo a viso a testa alta e ce la giochiamo tranquillamente. Alla fin fine la palla è rotonda, quindi può succedere qualsiasi cosa. Se parti già impaurito hai già perso in partenza, non è il nostro carattere e questo ce lo trasmette il mister perché è un sanguigno.